Buongiorno a tutti, lunedì 18 maggio, sono le 9.41, iniziamo la seduta del Consiglio della Quarta Circoscrizione. Vi informo che al termine della seduta i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito del Comune di Palermo e nel profilo Facebook della Quarta Circoscrizione. Invito la signora Bastone a chiamare l'appello. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Presente. Consigliere Buonpasso. Presente. Consigliere Dentici. Presente. Consigliere Di Vincenti. Consigliere Lupo. Presente. Consigliere Ruggero. Presente. Consigliere Schiera. Consigliere Sinopoli. Presente, presente. Presente. Consigliere Tuzzolino. Presente. 9 presenti su 10. Assente il consigliere Di Vincenti. Presenti 9, assenti 1. La seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Guglielmo, il consigliere Buonpasso, il consigliere Lupo. No, il consigliere Sinopoli. Signora Bastone, ci sono verbali da leggere? No, non me li ha mandati la signora Carta. Allora, consiglieri, prima di iniziare la seduta di oggi, volevo informarvi sulla questione ripartenza mercati rionali. Molti di voi avranno letto la bozza che è circolata in queste ore sulla riapertura dei mercati, che prevede sostanzialmente la riconferma di quasi tutti i mercati rionali del nostro, cioè quasi tutti quelli della città, tutti quelli del nostro territorio. Ovviamente la cosa mi ha lasciato un po' perplesso, perché noi avevamo fatto una proposta molto articolata che evidentemente non è stata presa in considerazione dagli uffici. E durante il fine settimana mi sono, diciamo, attivato per una serie di colloqui telefonici con i vari soggetti interessati, in primis l'assessore alle attività produttive Leopoldo Pianpiano, il presidente della commissione attività produttive Ottavio Zacco, ma anche con alcune associazioni di categoria che ovviamente spingono per la riapertura totale di tutti i mercati. Nel frattempo si aspettava l'ordinanza regionale che desse le linee guida per la riapertura, cosa che è avvenuta sabato sera o ieri sera addirittura, adesso mi sto confondendo, e pertanto adesso, diciamo, ci saranno una serie di verifiche per capire quando devono partire i mercati e in che termini. Premesso che scusate un attimo. Sono Di Vincenti, mi sono collegato ora. Oh, scusate, ma ho una telefonata importante che poi vi riferirò. Quindi, che stavo dicendo? Che le organizzazioni di categoria certamente spingono per aprire prima possibile e per avere confermate tutte le aree. Ora, vi saranno delle nuove modalità
di gestione dei mercati, ecco perché alcuni mercati che noi avevamo ritenuto non idonei effettivamente si possono rivalutare. In quanto ancora, diciamo, aspettiamo l'ordinanza per capire i dettagli precisi, ma si prevede a quanto pare la presenza di una ditta specializzata che si occuperà del contingentamento dei flussi, quindi ci saranno delle aree destinate a entrata e uscita, e questa ditta, credo che sia una ditta di, diciamo, polizia privata, si occuperà di far entrare e uscire le persone, con un massimo di persone stabilito per ogni mercato. Quindi, superato quel limite, praticamente non entra più nessuno. Ovviamente questo, diciamo, consentirà un minore flusso di persone all'interno e, diciamo, eviterà contatti ravvicinati fra persone e con gli stessi mercatai. Ovviamente uno dei mercati che, a mio avviso, ma ovviamente, diciamo, anche penso tutti coloro i quali hanno a cuore diciamo, il quartiere, uno dei mercati che non andrebbe riaperto è certamente quello di Viale Maria Santissima Mediatrice, che già è stato oggetto di una pesante relazione da parte della Polizia Municipale nell'ottobre del 2017, a seguito della quale abbiamo fatto diversi incontri con la Commissione Attività Produttive, con l'Assessorato Attività Produttive, con la Polizia Municipale, Ufficio Traffico, e dove avevamo ipotizzato, anche a seguito del progetto portato dal consigliere Tuzzolino, uno spostamento in via Mulè. Oggi come oggi, ipotizzare la riapertura del mercato Maria Santissima Mediatrice certamente, a mio avviso, non è pensabile, perché nella relazione della Polizia Municipale di 3 anni fa si elencavano una serie di criticità, molte delle quali erano dovute al fatto che gli spazi erano davvero limitati, che i mercatai molto spesso occupavano il suolo dedicato ai posti H e impedivano anche l'accesso ai passi carrabili, e per aumentare il distanziamento con le persone, come tutti noi sappiamo, mettevano i mezzi sopra i marciapiedi. Questo ovviamente denotava una forte criticità. Impediva eventualmente anche ai mezzi di soccorso, ambulanze piuttosto che vigili del fuoco, l'accesso in ore di mercato. Quindi io mi sono, dopo una serie di colloqui, ho inviato questa relazione alle attività produttive, sia all'assessore sia alla commissione che ai tecnici, per rivalutare l'eventuale, diciamo, riapertura di questo mercato, in quanto già 3 anni fa non c'erano le condizioni, a maggior ragione non vi sono adesso. Fino a stamattina ho sentito l'assessore Pian Piano, il quale è un po' in difficoltà, perché giustamente deve tenere conto di tutte le pressioni che vengono fatte in queste ore, ma anche lui ritiene che il mercato di Villa Tasca non sia nelle condizioni di poter essere riaperto. Il problema è ora capire se si riesce a trovare una soluzione condivisa con le organizzazioni di categoria. Devo dire che noi abbiamo dato delle soluzioni a breve, a medio e a lungo termine nell'ordine del giorno che abbiamo approvato qualche settimana fa, dove proponevamo
l'apertura dei mercati laddove ci sono le condizioni più volte a settimana. In alternativa avevamo individuato alcune aree dove poteva ubicarsi anche provvisoriamente il mercato, immagino il parcheggio Basile, e in più il potenziamento di quelle esistenti come Paulsen, Nina Siciliana e quant'altro. Inoltre avevamo dato delle soluzioni anche a medio-lungo termine, proponendo l'utilizzo, dietro ovviamente autorizzazione, delle aree del demanio militare relativamente alle caserme dismesse, quindi la turba, l'ex carcere militare, l'ex ospedale militare, per citarne solo alcune. In più, vi sarebbe un'altra area probabilmente disponibile fra un po' di tempo, che è l'area della caserma Lungaro, perché se effettivamente tutti gli uffici verranno trasferiti alla cittadella della polizia di Via Pitre, quest'area diventerà, diciamo, assolutamente disponibile, e quindi, diciamo, si può attivare una interlocuzione con gli organi di polizia per avere, diciamo, l'autorizzazione a fare il mercato lì dentro. Certamente questa soluzione credo che possa andare bene alle organizzazioni di categoria. Il problema è trovare soluzioni nell'immediato. Io mi auguro che l'assessore valuti e gli uffici valutino positivamente la nostra richiesta, perché a Villa Tasca, diciamo, francamente non mi pare ci siano le condizioni per poter mantenere il mercato tenendo presente delle restrizioni legate al coronavirus. Questa, diciamo, è la sintesi di quello che è avvenuto nel fine settimana, però vorrei anche avere il vostro parere per capire come eventualmente dobbiamo procedere. Posso intervenire? Sì, consigliere Tuzzolino, prego. Grazie Presidente. Va bene, il problema Mercatini è ormai saputo e risaputo come la complessità della materia non ci porta a trovare soluzioni contingenti. Lei stesso nel suo intervento chiarisce un po' la posizione rispetto a tutti i mercatini, dove ci sono peculiarità indispensabili, interventi indispensabili da fare, piuttosto che in un altro che ha magari peculiarità diverse, che può avere, come dire, l'ottenibilità per la riapertura. Ma soffermiamoci un minuto su quello che è il problema più grosso, che è il mercatino mediatrice. Allora, Presidente, intanto le voglio chiedere una cosa. Oggi ci rendiamo conto che è lunedì. Io spero che il sindaco e l'assessore pian piano capiscano che oggi è lunedì e domani è giovedì. Non è che abbiamo grandi tempi per intervenire. Qua si tratta anche di assumersi responsabilità. Anche lei, Presidente della circoscrizione, e noi consiglieri abbiamo una grossa responsabilità se non interveniamo in questa cosa. È il nostro dovere intervenire e mettere le cose in chiaro come stanno, così come ha fatto lei. L'assessore pian piano, così come il sindaco, fra un quarto d'ora ci può dire qual è la situazione immediata da qui a giovedì. Non facciamo, Presidente, che giovedì mattina alle 6 del mattino si presentano i mercatari con due vigili urbani che non possono tenere bene in mano la situazione e si riapre, perché da quel momento in poi siamo finiti se accade questo. No, Se invece, prego, consigliere, prego. io, scusa, posso fare una precisazione? Sì. Ovviamente la ripartenza dei mercati prevede un'ordinanza dell'assessore all'attività produttiva Appunto. che a questo momento non c'è. So che ci stanno lavorando, so che ancora sono in alto mare perché non hanno trovato un punto di sintesi con l'organizzazione di categoria. Quindi ovviamente, diciamo, la riapertura non interessa solo Via Mediatrice, perché loro volevano aprire fin da questa mattina, però si aspettavano le direttive della regione, che fortunatamente sono arrivate un po' in ritardo anche a seguito della interlocuzione col governo nazionale,
e pertanto, diciamo, l'idea potrebbe essere quella addirittura di fare l'ordinanza in giornata per farli ripartire già da domani, ovviamente nei posti dove sono consentiti il martedì. Quindi ovviamente aspettiamo l'ordine, quindi lo sapremo sicuramente con qualche giorno di anticipo. Il problema è capire al momento in cui autorizzano il mercato noi come ci dobbiamo comportare. Allora, giusto, Presidente, è chiarissimo, questo concetto è chiarissimo. Il problema è il tempo che non ci va, non ci viene incontro. Dico io, se magari informalmente lei contatta sia il sindaco che l'assessore pian piano e parlando con loro dice, senti, guardate che già di suo il mercatino non può aprire perché c'è una chiara relazione da parte del Presidente della Polizia Municipale. Pensa ora in condizioni restrittive del periodo in cui andiamo incontro. Ma chi se la prende questa responsabilità, Presidente? Il sorvegliante fa entrare uno a uno, ma mica siamo in un negozio circoscritto che il sorvegliante può far entrare uno a uno le persone. Questa è utopia pure. Vi immaginate voi in un quartiere come Villa Tasca, un vigilante che deve gestire l'ingresso, la fuoriuscita delle persone? È un delirio, Presidente, è un delirio. Allora, noi ribadiamo il concetto per cui vogliamo certamente mantenere il mercatino, ma in un'altra sede, anche tutti i giorni. Noi non l'abbiamo con i mercatari o con le attività commerciali. Siamo anche propensi ad aiutarli a svolgere le proprie attività, ma in queste condizioni, così com'è il mercatino, ma anche quello di Via Tritone, attenzione, no? Non solo quello di Mediatrice, così com'è, ma si rende conto, Presidente, noi apriamo un mercatino senza neanche i bagni chimici, apriamo un mercatino senza neanche la Polizia Municipale. Ci dobbiamo ritrovare forse con i sacchetti della pipì, come solitamente fanno, e non riusciamo a prendere una decisione. Qua c'è una decisione drastica, Presidente, mi dispiace, quantomeno rinviarla di una settimana, in questa settimana prendere tempo, valutare bene la situazione e poi capire se aprire o no. E comunque l'ipotesi, secondo me, più, come dire, auspicabile nella possibilità di aprire è che si piazzino almeno, cioè non più del 30% degli esercizi commerciali, perché così veramente, Presidente, io lo dico anche a lei in qualità di Presidente, ma lei gliela mette una firma per far aprire il mercatino di Via Mediatrice? Io scapperei in Madagascar, ma non me la prenderei mai questa responsabilità. Cioè voglio ribadire e pressare su questa questione, perché il problema non è serio, è molto serio. Io che ci vivo in Via Mediatrice, sento le persone che mi parlano, la gente ha paura, Presidente, e lei lo sa meglio di me, i miei colleghi lo sanno meglio di me, la gente ha paura. Io, ma il mercatino, stiamo vedendo, ma come, ma apre, ma chi se la prende? È il sindaco che, cioè, è una situazione delicata e molto grave. Io la prego, Presidente, la prego, so che lei si sta impegnando veramente tanto e si sta spendendo tanto in questa ottica, ma dobbiamo stringere i tempi. Per favore, chiami l'assessore pian piano, il sindaco, e le faccia dire le modalità dell'ordinanza sindacale, se no veramente siamo veramente a mare. Grazie. Allora, faccio alcune precisazioni. Allora, forse non sono stato molto chiaro nella mia esposizione. Fino a stamattina ho parlato, ho avuto un dialogo, diciamo, molto anche acceso, animato con l'assessore pian piano. Proprio per questo, l'assessore, diciamo, è un po' in difficoltà perché ovviamente deve tenere conto di tutte le prerogative e delle pressioni che sta subendo da parte delle organizzazioni di categoria, per carità, legittime perché alla fine hanno diritto di lavorare. Il problema è che devono lavorare in sicurezza. Riguardo la questione Villa Tasca, io già ieri ho inviato una nota abbastanza, diciamo, precisa sia all'assessore pian piano che al sindaco, che a questo punto vorrei leggervi proprio per chiarire quali sono i termini della questione. In riferimento all'apertura, alla riapertura dei mercati rionali, mi pregio inoltrare la relazione stilata in data 12-10-2007 dal Comando Polizia Municipale, laddove si evince l'inidoneità del mercato di Villa Tasca. Fra le numerose criticità riscontrate,
veniva posto l'accento sulla ridotta sede stradale occupata quasi completamente dagli operatori, che impediva l'accesso agli aventi diritto ai passi carrabili e ai posti H. Inoltre, risultava estremamente difficoltoso il transito dei veicoli di emergenza, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. Si sottolinea inoltre che la ristrettezza dello spazio destinato ai clienti, gli ambulanti parcheggiano regolarmente il mezzo sopra il marciapiede con grave nocumento a persone o cose. Per quanto sopra, ritenuto che non vi siano le condizioni per la riapertura dello stesso mercato, tenuto conto anche delle disposizioni restrittive imposte dalle autorità competenti per limitare il diffondersi del contagio Covid-19, lo scrivente chiede di trasferire detto mercato in area più idonea. A tal uopo si allega l'ordine del giorno approvato lo scorso 12 maggio dal Consiglio della Quarta Circoscrizione, dove sono contenute alcune proposte, e la relazione della Polizia Municipale, rimanendo in attesa di riscontro. Cordiali saluti. Questa è la nota che ho inviato ieri a tutti gli organi competenti, ivi compreso il sindaco. Quindi a questo punto nessuno può dire che non sapeva quali erano le condizioni del mercato di Villa Tasca, che a mio avviso, diciamo, con le nuove direttive, quindi contingentamento delle persone, vigilanza, presenza della Polizia Municipale e della Polizia per scoraggiare l'apertura degli abusivi, una polizia più accurata, possibilmente con raccolta differenziata, presupposti questi essenziali per la riapertura di qualsiasi mercato, io penso che quello che ha più criticità sia quello di Villa Tasca. Quindi ecco perché mi sono soffermato su questo. Ovviamente questo, diciamo, adesso sarà oggetto di trattativa. Io mi auguro che qualcuno possa valutare positivamente la nostra proposta, tenendo presente che ci sono delle responsabilità precise e che al momento in cui dovesse succedere qualche cosa, ovviamente chi firma il provvedimento ne è responsabile. E oggi come oggi, con la nota che abbiamo inviato, certamente nessuno può dire che non sapeva. Questo, diciamo, è per ulteriori chiarimenti nel merito. Presidente, una cosa, domanda veloce, scusi consigliere Di Vincenti, voglio chiedere una cosa sola, ma la lettera del comando della Polizia Municipale è inviata ai rappresentanti di categoria, quella in cui si dice che il mercatino di 3 anni fa, il mercatino non potrebbe esistere a Villa Tasca, cioè sono al corrente di questo? Sinceramente non lo so, ma non credo, ma il problema comunque allora interessa poco, perché in questo momento allora interessa riaprire a tutti i costi. Ovviamente non sono loro che firmano il provvedimento, secondo i protocolli sono loro che invece hanno alcune responsabilità, pertanto a riaprire un mercato che già di suo non era, diciamo, in questo momento non era idoneo, certamente fa assumere a tutti le responsabilità. Quindi io mi auguro che prevalga il buon senso, perché effettivamente, diciamo, non vorremmo ritrovarci con affrontare dei problemi che certamente potrebbero essere evitati. Sull'argomento ha chiesto di intervenire il consigliere Di Vincenti, prego. Allora, signor Presidente, buongiorno. Dico, ancora una volta questa giunta comunale con a capo il sindaco si dimostra inadeguata a governare questa città ed è insensibile sia alle esigenze dei cittadini che alla proposta dei consigli di circoscrizione. Dico, c'è questa nota che dalla Polizia Municipale che è da 2 anni. Dico, io chiederei, signor Presidente, se questa lettera che lei ha trasmesso con l'allegata nota venga trasmessa anche sia al nuovo prefetto di Palermo, sia alla stazione dei carabinieri di zona che al commissariato. Poi dico io,
Ecco perché è inadeguata questa amministrazione con questo sindaco. Cioè, per contingentare il traffico delle persone in un mercatino si va a prendere una ditta di pulizie. Ma siamo alla follia, siamo alla follia. Dico, per questo cioè, esiste la polizia. Vincenti, mi perdoni, nessuno ha parlato di ditta di pulizia. Ho detto polizia, no pulizia, polizia privata. È polizia privata, dico, ma no, qua ci vuole, dico, la polizia municipale, dico, anche perché nei due mercatini, sia in quello di Villa Tasca che in quello in via di Reditone, non si vede la polizia municipale da anni, e quando si deve aprire il mercatino ci deve essere la polizia municipale, ci deve essere. Perciò questo è un servizio che può fare la polizia municipale, non è che andiamo a pagare una ditta esterna. Perciò non paghiamo per quanto riguarda i bagni pubblici, perché ci sono i bagni pubblici, però non si devono utilizzare perché mancano i soldi per poi riportarli, per metterli, per ripulirli. Però andiamo a pagare una ditta privata, di polizia privata, per contingentare il traffico. Quindi siamo alla follia. Dico, e poi per quanto riguarda c'è anche il problema della raccolta differenziata, che non ci vuole nulla a dare dei sacchi, non ci vuole nulla, penso io, non ci vuole nulla. Dico, ma scherziamo, vero, questa è una giunta proprio che è inadeguata, è l'assessore di riferimento che si trova in difficoltà, nessuno gli ha detto di andare a fare l'assessore, nessuno gli ha puntato la pistola al petto, lui è l'assessore, oneri ed onori. Se è inadeguato, se non lo sa fare, si dimetta, ma i mercatini devono riaprire in sicurezza, e ci vuole la polizia municipale. Perciò le chiedo, signor Presidente, che questa nota di trasmetterla anche al prefetto, commissariato di zona e caserma dei carabinieri di zona. Grazie. Ok, ci sono interventi? Nessuno vuole intervenire? Consigliere Ruggero, prego. Sì, Presidente, colleghi consiglieri amministrativi. E allora, dopo aver ascoltato le riflessioni sia sua Presidente che dei miei colleghi consiglieri, non voglio aggiungere altro perché anche l'accorato ora intervento del consigliere Di Vincenti penso che ha rappresentato un po' l'umore nostro, almeno mio, e anche il consigliere Tuzzolino in precedenza, ma non io, Presidente, l'accenno lo faccio non tanto perché sull'inadeguatezza spesso degli assessori dei nostri cari amministratori comunali ho già detto spesso e volentieri quello che penso. Il problema nasce sempre sul come le posso dire, Presidente, l'improvvisazione. Improvvisazione che ad oggi, come noi stiamo ben spiegando, anche lei ha detto che ha avuto un'accesa discussione con l'assessore, come vediamo non c'è certezza di nulla. Tutto può cambiare dall'oggi a domani, tutto può verificarsi come non può verificarsi, tutto può essere come non può essere. Questo cosa significa? Ma o non c'è comunicazione tra loro, o non si riescono a concordare per la poca esperienza a volte che hanno alcuni assessori messi nei posti sbagliati. E quindi non riesco a capire, sinceramente. Noi facciamo un gran lavoro. Lei con tanto di cappello, non glielo dico per fare buttare zucchero sulla sua persona perché non c'è bisogno, ma la competenza sua e nostra esce fuori dall'immediata reazione a quello che ci è stato chiesto. Ci è stato chiesto di intervenire, ci è stato chiesto di dare il nostro contributo alla risoluzione di un problema. Quello è dato, è stato fatto subito. Ora, al di là del fatto che possa essere preso in considerazione o meno, ma non c'è neanche la discussione. Cioè, la discussione dov'è? Che ad oggi tutto è rimasto come era prima. Che giustamente poi il consigliere Tuzzolino nel passaggio accorato che ha fatto su Viale Medatrice, poi
ben ha fatto a ricordare successivamente anche via Titone. Cioè, via Titone come viale Mediatrice è un problema che ci portiamo da anni, è un problema che viene affrontato da anni e di persone che sono in gabbia a casa, con tutta la tutela possibile che ognuno di noi auspica di far lavorare chi comunque ha una concessione da parte del comune, quindi io non posso andare contro la concessione che il comune ha dato a chi oggi svolge il mercato, agli operatori, per carità, e nessuno vuole togliere lavoro a nessuno. Si chiede la sicurezza, si chiede delle regole, si chiede comunque di intervenire e non c'è miglior occasione oggi. Non c'era miglior occasione, come ho detto l'altro giorno, in 3 mesi l'amministrazione oggi aveva il potere e la possibilità di risistemare il tutto, di riorganizzare il tutto. Aveva l'opportunità di fare dei lavori di manutenzione nelle strade nel periodo in cui le strade erano deserte. Aveva la possibilità di andare a ripristinare tutto quello che c'era da fare con la tranquillità assoluta. Aveva la possibilità di riorganizzare, non oggi negli ultimi giorni, la riorganizzazione dei mercati. Perché questo poteva essere fatto con tranquillità. Io non lo so quanti incontri e le associazioni di categorie che sicuramente non capisco che a volte anche lo spostamento di un mercato non è così semplice come noi andiamo a spesso a chiacchierare, perché ci sono delle volontà, degli interessi. Ricordo, Presidente, prima di fare qualsiasi lavoro, i primi che ho fatto sono stati i mercatini nella mia persona, e mi ricordo che ogni mercato ha il suo valore. Quando c'è il mercato, faccio un esempio, per un altro, il lunedì è buono perché si travaglia buono, quindi a volte c'è un legame anche di afflusso di persone. Io volevo fare solo una domanda: l'elenco che ho visto per quanto riguarda i mercati, accanto c'era 386, 280, ma sono gli stalli o le possibilità di persone che possono entrare? Ancora questo non era chiaro, perché penso che siano gli stalli. Se ho visto gli stalli, diciamo che Mediatrice, come gli altri, sono tra i più grandi in assoluto, perché hanno circa oltre 386. Non ho capito se postazioni o possibilità di persone di entrare. Solo questo non avevo capito nel tutto. Poi per il resto ho concluso. No, consigliere Ruggero, allora intanto vi prego di prendere con le pinze quello che avete letto, perché era solamente una bozza. No, aspettiamo, ripeto, l'ordinanza per capire un attimo cosa succederà. Gli stalli autorizzati a Villa Tasca sono circa 110, se non sbaglio. Quindi non so dove l'ha letto 300, comunque sono 110, che comunque sono ovviamente molti di più di quelli che diciamo potrebbero essere autorizzati. Ora aspettiamo un attimino di capire, dopodiché ovviamente prenderemo le nostre determinazioni. Ci sono altri interventi? Vabbè, non ci sono altri interventi, quindi procediamo con l'ordine dei lavori. E allora abbiamo praticamente... Presidente, mi scusi, mi è venuta una cosa così al volo in testa. Voglio parlare pure con lei, con i miei colleghi, per capire se fosse una possibilità. Cioè, una cosa tecnica: esce il consigliere Dentici, quindi sostituiamo il consigliere Dentici nella qualità di segretario col consigliere Bonpasso, se non sbaglio, il più giovane d'età. Dico, prego. Presidente, così è una cosa che ci stiamo dicendo noi all'interno del consiglio, ma mi viene in testa una cosa. Male che vada, giusto? Poniamo il caso che l'ordinanza prevede la riapertura anche in condizioni un po' più ristrette del mercatino. Dico, sarebbe possibile proporre
quantomeno di utilizzare per esempio una corsia del viale, cioè la parte non dove ci sono i palazzi, intendiamoci, verso la caserma, ci sono i palazzi che danno accesso, proprio le scale danno accesso ai palazzi. Per esempio aprire una corsia a gestire il mercato, e dall'altra corsia liberi con la sorveglianza, ovviamente, che se non c'è sorveglianza si fa sempre casino. Dico, è un'ipotesi su cui si potrebbe anche ragionare. Significherebbe il 50% delle attività commerciali. Lei che ne pensa come idea? O i miei colleghi ne pensano? No, allora, consigliere Tuzzolino, il mercato o si apre o non si apre, perché a detta delle organizzazioni di categoria non si può aprire un mercato con meno posti di quelli autorizzati, perché sennò, diciamo, si creerebbero delle tensioni al loro interno che non sarebbero gestibili, perché il metà dei mercatai che non montano praticamente non avrebbero cosa fare, per cui non si può alternare, per cui o il mercato viene aperto e autorizzato o non viene aperto, non ci sono via di mezzo. L'alternativa è trovare nuove aree, e una proposta poteva essere quella di spostarlo in via Mulè, ma come noi ricordiamo mancavano alcuni stalli. Questi stalli possibilmente si potrebbero, diciamo, riprendere diminuendo lo spazio a loro disposizione, ma da allora ad oggi è sorto un altro problema, che nella parte, diciamo, oltre la via Porrazzi vi è una zona considerata bomba, in quanto c'è il comando dei carabinieri, quindi tutta quest'area per una lunghezza di circa 100 metri non potrebbe essere utilizzata, quindi lo spazio diminuirebbe ulteriormente. Per cui l'alternativa sarebbe quella proposta di fare il mercato due volte a settimana a Piazzale Carpino, o trovare altre sistemazioni come il parcheggio Basile, piuttosto che la zona no, nella maniera più assoluta. Non ci sono, quindi trovare delle altre soluzioni per fare mettere i mercati. No, consigliere Ruggero, non ci sono questi numeri. No, se non ricordo male. Gli autorizzati sono 110. Sì, anche il... Questo, prendete con le pinze quelle che avete letto. Sì. Non ci sono, diciamo, questi numeri. Vabbè, quindi a questo punto aspettiamo, diciamo, l'ordinanza e poi capiamo come, diciamo, possiamo intervenire. Detto questo, ricominciamo il nostro lavoro con la discussione delle mozioni su varie tematiche che interessano il territorio. La prima mozione messa all'ordine del giorno riguarda la pulizia settimanale del sovrappasso Regione Siciliana altezza via Pietraria Sottana, del consigliere Lupo. La signora Bastone ha la copia di questa mozione. Sì. Signor Presidente, mi scusi, ma già, se non ricordo male, questa mozione già è stata votata e approvata. No, assolutamente. No. Sovrappasso via Pietraria Sottana. Via la Regione Siciliana, altezza via Pietraria Sottana. No, avevamo discusso e approvato la mozione della pulizia settimanale dei sottopassi di Portello e Mediatrice. Questo riguarda il sovrappasso via la Regione via Pietraria Sottana. Va bene, allora ricordavo male. Mettiamola in lettura, grazie. Pulizia settimanale sovrappasso via la Regione Siciliana altezza via Pietraria Sottana.
il sottoscritto Lupo Salvatore, consigliere della quarta circoscrizione, su espresse lamentele dei cittadini residenti, mi sono recato di persona a constatare le reali condizioni in cui versa il sito di cui in oggetto ed ho potuto constatare il cattivo odore di residui di urine e feci, nonché della presenza di cartacce e resti alimentari. La lamentela maggiore dei cittadini è riferita al fatto che nelle giornate piovose nel sito trovano riparo bambini e vi transitano anche dei disabili, essendo presente sia rampa di scala che ascensore, con il rischio di pericoli sanitari in considerazione dello stato di degrado dei luoghi. Tutto ciò considerato con la presente, chiedo che almeno settimanalmente venga eseguita la pulizia e sanificazione del luogo e che con urgenza venga effettuato un intervento sensibilizzando gli uffici competenti. Colgo l'occasione per porgere distinti saluti, consigliere Lupo. Sì, grazie signora Bastone. La mozione è datata 24 febbraio perché è stata stilata prima la chiusura dei lavori e quindi però è assolutamente attuale, quindi invito il consigliere Lupo ad illustrarla. Sì, grazie signor Presidente, consiglieri amministrativi. Allora, signor Presidente, io avevo presentato questa mozione perché sia alcuni cittadini che residenti della zona che giornalmente, diciamo, usufruiscono di questo passaggio pedonale che dalla via della Regione Siciliana, dal lato della via Pecciaria Sottana, attraversano fino all'altro lato della via Regione Siciliana, sarebbe lato dove che c'è, per intenderci, la clinica Maria Leonora. Allora, si lamentano i cittadini perché la maggior parte vedono c'è molta sporcizia su questo passaggio. Dopo, cortesemente può spegnere il microfono, grazie. Dico, si lamentano pure perché del cattivo odore, perché qualche cittadino in civile ci fa fare anche i propri bisogni. I cittadini mi dicono pure che nelle ore serali hanno visto la presenza di alcuni, diciamo, vagabondi, di alcuni barboni che, diciamo, durante la notte dormono anche sotto in questi sovrapassi. Quindi molto probabilmente magari saranno anche loro che magari faranno i bisogni fisiologici là. Quindi io chiedo una presenza, mi pare che l'hanno l'AMAT questa per quanto riguarda la pulizia dei sovrapassi, dovrebbe occuparsene l'AMAT, Presidente, ne sa qualcosa? Sì, l'AMAT, l'azienda trasporto. Sì. E quindi io chiedo almeno che ogni settimana venga fatta, oltre la pulizia, anche una sanificazione, perché questo tratto, questo passaggio viene pedonalizzato da bambini, da mamme, da vecchietti, e quindi nell'altro avversario devono vedere tutta questa sporcizia e cattivi odori. Quindi che si avvisi l'AMAT e faccia il servizio come è giusto che deve essere fatto. Quindi, signor Presidente, io mi affido alla sensibilità dei consiglieri, anche la sua, di votarmi favorevole a questa mozione. Grazie. Sì, grazie consigliere Lupo. Apriamo il dibattito, vediamo se ci sono iscritti a parlare. Presidente, mi ero iscritto io a parlare. Sì, consigliere Di Vincenti, prego. Ma signor Presidente, buongiorno. Dico, per quanto mi riguarda, merita la mozione presentata dal consigliere Lupo, mi trovo abbastanza favorevole
all'approvazione della stessa, perché anche a me alcuni cittadini mi avevano riferito di queste problematiche sul sovrapasso che c'è all'altezza di via Petralia, di via Petralia Cattanea. Siccome è un sovrapasso molto transitato dai pedoni, che sono da un'altra livello siciliana, sia quando c'è un mercatino, ma anche per problemi economici o anche per le classi prezzi. Consigliere Lupo, completamente il microfono, grazie. O anche per recarsi verso la struttura di Villa Maria Leonora, dico, anche a me, molti cittadini mi hanno posto il seguente problema. Siccome già ho detto che è già stata presentata una mozione, dico, voterò favorevole all'approvazione di questa mozione, con la speranza che venga presa in considerazione nel più breve tempo possibile dalle istituzioni competenti. Grazie. Grazie, consigliere Di Vincente. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bonpasso, ne ha facoltà. Sì, buongiorno Presidente. Allora, io sono d'accordo a votare questa mozione, anche perché sono stato, diciamo, presente prima di questa mozione a fare alcune note, come lei ben sa, abbiamo lottato insieme per questo sovrapasso, perché se ben si ricorda c'era anche una problematica nella scala che era un po' distaccata. Nella pulizia abbiamo lottato insieme, perciò non posso che essere favorevole, sperando che venga espletata e non cestinata come le nostre note fatte nel passato. Grazie. Grazie consigliere Bonpasso. Consigliere Ruggero, prego. Sì, Presidente. Allora, in merito alla mozione presentata dal consigliere Lupo, faccio sempre la stessa riflessione che mi viene in mente subito. Il momento in cui si installa e si crea un ponte per i pedoni, con accesso anche tramite ascensore oltre che la scala, il minimo che mi viene in mente in una società civile normale è la cura, la manutenzione dello stesso. Cioè, ad oggi non deve essere il consigliere di circoscrizione e il buon consigliere Lupo, che armato di buona volontà si prende a cura il tema, a dire cosa fare. Cioè, in una città normale si installa un ponte pedonale, un ascensore, e si fa la manutenzione ordinaria sempre, a prescindere da tutto. Invece, come spesso accade in molte strutture o situazioni, o tutto quello che nasce nella nostra cara città, tutto nasce e tutto viene dimenticato. Della serie, l'ho fatto il ponte, chi bene ne pigliamo. Quindi ringrazio il consigliere Lupo per la mozione presentata, annuncio il mio voto favorevole, con la speranza che, a maggior ragione oggi con l'emergenza che viviamo, il tutto possa essere pulito, sanificato periodicamente. Vorremmo esagerare sulla vigilanza, ma dovremmo pensare di essere un altro pianeta. Grazie consigliere Ruggero. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tuzzolino, prego. Grazie Presidente. Allora, io intervengo ovviamente a sostegno della mozione del mio capogruppo Lupo, che solleva un problema di carattere igienico importante, come un po' sono non solo i sopropassi ma anche i sottopassi. E devo dire una cosa per correttezza. La prima è che io non sono mai passato dal sovrapasso di via Petralia Sottana, però mi affido ovviamente a quello che dice il consigliere Lupo, probabilmente anche pressato dai consiglieri chiaramente che vivono in quella zona e che chiedono un minimo di intervento di carattere igienico. Ma quello che voglio dire è questo. Peraltro dice bene il consigliere Bonpasso, che aveva fatto un intervento sul soprapasso di via La Loggia, non lo so definire, via La Loggia o via Portella, non mi ricordo, insomma questo a ridosso di via P3, che io devo dire qualche volta ho frequentato. Un paio di mesi fa mi capitò di frequentare questo soprapasso, e per mio stupore, ora magari sarà stato il nostro intervento, l'intervento del consigliere Bonpasso sostenuto da questa presidenza, per mio stupore devo dire che non l'ho trovato abbandonato il soprapasso.
Cioè, c'era veramente nella parte bassa c'erano dei materassi, perché ricordo benissimo il consigliere Bonpasso diceva che erano posti che occupavano dei cittadini, dei barboni, che facevano così casa in quel luogo. Questo è vero, c'erano, però devo dire, attraversando il soprabbasso, sia gli ascensori che erano mantenuti bene. Bene, diciamo accettabili, così come il lungo corridoio, il soprappasso, tranne qualche cacchetta di cani che si trovava là, l'ho trovato tutto sommato accettabile. È pur vero che è paradossale, come dice il consigliere Ruggero, che l'abbiamo anche avuto confermato dal direttore generale della RAP, che purtroppo in questa città non esiste una programmazione del minimo vivere, proprio dei minimi interventi di carattere ordinari, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia dal punto di vista proprio organizzativo della città. Però, polemica a parte, mi affido a quello che dice il consigliere Lupo, se c'è da fare un intervento. Assolutamente che si possa intervenire, specialmente in questo periodo, approfittando magari di fare un passaggio anche sul sovrappasso di Via Portello. Grazie. Sì, grazie consigliere Tuzzolino. Ha chiesto di intervenire il vicepresidente Schera, prego. Salve a tutti, buongiorno. Dico, visto l'importanza di questo sovrappasso che si trova tra due strutture ospedaliere, pure convenzionato col pubblico che sono abbastanza frequentate, molta gente ne approfitta per parcheggiare da un lato per andare all'altro lato, viceversa. Dico, visto la situazione emergenziale di sanitaria, mi sembra ho dovuto da parte dell'amministrazione. E la massima igiene, dico, lasciare all'incuria un sovrappasso che è frequentato da centinaia di persone ogni giorno, quindi con il rischio che possa essere anche fonte che è d'accordo alla mozione del consigliere Lupo, e spero che l'amministrazione prima possibile possa fare una pulizia, una manutenzione ordinaria e che sia programmata, che non sia lasciata alla scelta così sporadica di qualche amministratore che ogni tanto lo faccia pulire e invece deve essere qualcosa di fatto, non dico giornaliero, ma almeno 2 o 3 volte a settimana per evitare che si formino forme di contagio. Grazie vicepresidente, il suo intervento l'abbiamo sentito a tratti che c'erano problemi di connessione, però credo che si possa fare abbondantemente una sintesi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Sinopoli, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, anch'io mi trovo favorevole a quella che è l'idea della proposta sollevata dal consigliere Lupo, perché dovrebbe essere una cosa, per come ha detto qualche collega prima di me, una cosa già scontata sul fatto che settimanalmente o 2 volte a settimana questi posti, parlo in livello in generale, ma soprattutto questo ponte che è di grande utilità. Venga pulito e venga fatta la manutenzione in maniera autonoma. Che dire, già diciamo che è stato detto tutto dai miei colleghi, quindi io non posso soltanto limitarmi a dire che voterò favorevole per l'approvazione della mozione. Va bene, allora mi pare che sono intervenuti tutti. Vabbè, ovviamente annuncio anch'io il mio voto favorevole. Credo che sia un dovere da parte dell'AMAT, che è in gestione di sovrappassi, fare la pulizia settimanale per appunto consentire a tutte le persone che attraversano questo ponte di farlo in assoluta sicurezza e pertanto, diciamo, ovviamente. In un contesto normale non ci sarebbe neanche stato bisogno di fare la mozione, però visto che comunque i tempi non vengono rispettati, ben vengano, almeno ci facciamo sentire.
questo punto mi ricorda la signora Bastone chi sono gli scrutatori? Consigliere Ruggero, Buonpasso e Sinopoli. Va bene, allora mettiamo la mozione in votazione per appello nominale. Presidente Moncada. Favorevole. Consigliere Buccola, assente. Consigliere Buonpasso. Consigliere Buonpasso. Andiamo avanti, poi lo richiamiamo. Consigliere Dentici, assente. Consigliere Di Vincenti. Favorevole. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero. Consigliere Buonpasso, favorevole. Non mi prendeva bene la linea. Va bene. Consigliere Ruggero. Favorevole. Consigliere Schiera. Favorevole. Consigliere Sinopoli. Favorevole. Consigliere Tuzzolino. Favorevole. 8 favorevoli su 10, 2 assenti. Scusi signora Bastone, mi perdoni perché il consigliere Buonpasso era pure. Io sono presente e voto favorevole. Sì, sì, sono assenti, consiglieri Buccola. Se mi fate parlare, stavo dicendo un'altra cosa. Il consigliere Buonpasso era scrutatore, ma contemporaneamente segretario. Quindi lo dobbiamo sostituire. E lo sostituisco nella qualità di scrutatore col consigliere Di Vincenti. Va bene? Va bene. Ok, quindi l'esito della votazione? 8 su 10, di cui 2 assenti. Allora, presenti 8, favorevoli 8, assenti 2, il consigliere Buccola e Dentici, la mozione è approvata. A questo punto facciamo 5 minuti di sospensione e ci ritroviamo qui dopo il caffè. Grazie. Presidente, mi scusi, io non so se riesco a ricollegarmi, quindi se non mi vedete sarò assente. Va bene, d'accordo. Grazie. A dopo, grazie.
Ci siamo? Presidente, complimenti per il fluo. Per il? Colore fluo. La maglietta. La rende più giovane dopo un giorno di compleanno. Lo so, infatti, dico, avevo bisogno di mettere colori allegri perché il nero oramai proprio mi aveva un attimino intristito, quindi... Vediamo se gli altri consigliere Sinopoli qua, consigliere Bonpasso non c'è, consigliere Schera c'è il quadro. Consigliere Lupo è qua, consigliere Sinopoli è qua. Consigliere Bonpasso, cioè. Consigliere Bonpasso presente. 4, 5, 6. Vediamo se si aggiunge qualcun altro. Ma mi pare che siamo tutti. Vabbè, signora Bastone, può richiamare l'appello. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Consigliere Buonpasso. Presente. Consigliere Denti. Presente. Consigliere Di Vincenti. Consigliere Lupo. Presente. Consigliere Ruggero. Presente. Consigliere Schiera. Consigliere Sinopoli. Presente. Schiera presente. Consigliere Sinopoli. Presente. Consigliere Tucciolino. Sei presenti, quattro assenti. Allora, presenti sei, constatato la presenza del numero legale, riprendiamo i lavori. Volevo dare una comunicazione. Finalmente la Protezione Civile ha emesso l'ordinanza di riapertura di Via Ordelino, chiusa per 2 mesi causa lavori del collettore fognario. Dopo varie vicissitudini, finalmente il manto stradale è stato riparato. E la Protezione Civile, a seguito di nota di AMAP, ha emesso l'ordinanza di riapertura. Stamattina l'AMAP leverà la segnaletica che era stata messa, diciamo, per rendere Via Ordelino pedonale. Pertanto, dopo la rimozione della segnaletica, i bus 380 e 364 verranno, diciamo, riattivati, o quantomeno verrà riattivato il vecchio percorso, e quindi saranno raggiunte le borgate di Borgomolare e di Aquino, che erano state tagliate fuori appunto da tale ordinanza. Quindi in giornata il problema dovrebbe essere risolto, e pertanto, diciamo, il consigliere Lupo, che mi chiedeva stamattina appunto a che punto eravamo, può rassicurare le persone, gli utenti che avevano fatto questa richiesta, che in giornata, non appena l'AMAT rimuoverà la segnaletica, il tutto verrà ripristinato in giornata stesso. Se c'è qualcuno che vuole dare qualche comunicazione urgente. Sì, Presidente, posso parlare io? Sì, no, puoi riprendere. Sì, grazie, Presidente. Più che altro è un'informazione che le chiedo, perché mi sembra che questa tematica l'abbiamo affrontata la settimana scorsa, non ricordo bene. Mi è stato chiesto da una
/2 associazioni che si occupano di bambini disabili o con problematiche varie, visto che, premesso che l'ordinanza regionale consente sempre con delle misure precauzionali di distanziamento eccetera di svolgere delle attività all'aperto in dei parchi eccetera, mi chiedeva queste associazioni, perché sono nel quartiere qua zona Pietra Tagliata, mi chiedevano se era possibile usufruire dello spazio della villetta di Virgine Anselmi, dove loro con questi bambini durante la mattina possono svolgere delle attività, che ne so, facendo un piccolo orticello eccetera eccetera. Mi hanno fatto sapere che loro stanno preparando pure un programma o qualcosa del genere, magari se richiesto dal comune o da chiunque altro, lo possono anche presentare. Quindi ripeto, mi hanno chiesto se questa cosa è fattibile, ma siccome come dicevamo l'altro giorno, la gestione della villetta è privata. Infatti l'altro giorno avevo fatto delle richieste che lei penso che già abbia fatto, ha scritto a Villa Giardini. Le chiedevo pure se queste associazioni, trattandosi di bambini con difficoltà, possono svolgere all'interno di questa villetta questo tipo di attività. Solo questo, Presidente. Allora, da oggi decadono tutti i vincoli relativi, diciamo, alla gestione, alla frequenza delle ville dei giardini pubblici. Certamente il Comune di Palermo emetterà una nuova ordinanza. Per quanto riguarda il caso specifico, ovviamente la presenza è consentita nei limiti delle restrizioni previste dagli organi competenti. Ma peraltro non credo che l'associazione può effettuare lavori extra, può frequentare secondo quanto previsto dai DPCM e dalle ordinanze regionali. Eventuali. Non parlavo di lavori extra, Presidente. Siccome ha parlato di ortodidattico. No, io parlavo delle attività che potrebbe essere quella, la cura del territorio, intendevo dire la cura del piccolo l'appezzamento di terreno. Questo assolutamente non è consentito. L'unica cosa che possono fare è fare attività all'interno nei limiti consentiti dalle nuove restrizioni sul coronavirus. Per il resto la villa è affidata all'associazione, non so che cos'è, alla ditta che gestisce il centro Leoni, quindi sono loro che comunque dovrebbero autorizzare lavori, ma non credo che questo, diciamo, sia consentito. Quindi svolgendo un'attività normale loro possono soffrire della villa normale, una volta che la villa è aperta loro possono entrare e fare quello che vogliono, però chiederemo ancora nuovamente, visto che attualmente il dottore Musacchia credo oramai sia in ferie per pensionamento, vediamo un attimino chi è che può autorizzare la ditta a riaprire, perché effettivamente lo spazio, diciamo, della villetta Rosina Anselmi in questo momento è uno spazio assolutamente strategico per tutti quelli che orbitano nella zona di Mezzo Monreale. Quindi torneremo a chiedere la riapertura in tempi brevissimi. Ci sono altri interventi? Signor Presidente, mi scusi, io volevo sapere, volevo sapere soltanto che ora che sono finiti i limiti per il problema del coronavirus per quanto riguarda la preset. Se hanno iniziato i lavori di dissesto, si sa qualcosa? La Reset, diciamo, negli ultimi tempi ha continuato a lavorare relativamente agli spazi verdi e alle villette. Per quanto riguarda il diserbo dei marciapiedi, dipende dalla RAP, ma diciamo l'aveva sospeso
per altre motivazioni. Appunto, quindi ancora sempre sospeso su il discorso sui marciapiedi. Sì. Presidente, una piccola informazione. Visto, ho letto la lettera fatta la lettera fatta dal dottore Brucato. Quindi ad oggi, praticamente, per quanto riguarda la riapertura delle postazioni per la quarta circoscrizione, attendiamo praticamente l'arrivo dei materiali e tutto quello che riguarda la sicurezza del personale, giusto? Sì, certo, le postazioni, le circoscrizioni, in questo momento la loro riapertura è stata rinviata da destinarsi. Noi abbiamo fatto delle proposte che erano in linea col documento di valutazione del rischio effettuato dall'ufficio sicurezza, nonché dalle disposizioni dello stesso dottore Brucato. Quindi ci aspettiamo che prima di parlare di riapertura vengano forniti tutti gli accorgimenti necessari per poter, diciamo, riaprire in sicurezza. Una informazione in particolare al consigliere Lupo, che lo aveva richiesto: io ho già contattato l'ASP per capire un attimo se è possibile prima del rientro effettuare i tamponi a tutti i dipendenti. Aspetto una risposta. Credo che effettuare i tamponi sia un po' più complicato, ma probabilmente sarà più semplice eventualmente effettuare i test sierologici, che sono molto più veloci, in modo tale da eventualmente, diciamo, isolare solamente le persone che risultano positive al test sierologico, che poi saranno sottoposte a tampone. Quindi io spero in mattinata di avere una risposta in tal senso, e vediamo un attimino se ci danno l'ok di poterci organizzare appunto per queste prerogative, che ovviamente saranno concordate col dirigente del settore coordinamento. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, io chiudo la seduta e vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9:30. Invito la signora Bastone a chiudere la videoregistrazione. Grazie.